70 c'è una terra di nessuno, piena di sorprese. Sono gli anni del cosiddetto riflusso, ovvero quel periodo che va dal 1978 al 1982. È una zona di confine dove si possono trovare dei tesori inattesi. E da cui sono emersi artisti, mode, tendenze, opere che sfuggono a qualsiasi classificazione e che hanno segnato il tempo a venire, fino ad oggi. Questi sono anni che mi ricordo molto bene, perché sono gli anni in cui sono passato dall'infanzia all'adolescenza. Erano gli anni delle feste, veri e propri riti di passaggio. E sono anche gli anni in cui tutto quello che facevo, lo facevo per la prima volta. E proprio in questi anni, nella primavera del 1980, inizia la storia di due ragazze romane di 13 e di 14 anni. Si chiamano Bianca e Francesca. È la storia straordinaria di due sorelle, di un diario segreto, di un furto, di una corsa perdifiato durata 30 anni, suonando, cantando e perdendosi nei propri sogni ma anche nei propri incubi. E tutto questo l'hanno fatto accanto a un amico, un fratello, un padre, un amante. Un personaggio che queste due sorelle hanno incontrato solo una volta nella loro vita. Ci eravamo attaccate molto alla musica dei Beatles per colmare il vuoto lasciato dalla morte di nostra madre. E purtroppo una grave mancanza, un padre che comunque si barcamenava, cercava di darci tutto quello che poteva. Sono stata catapultata nel mondo dei Beatles. Ho cercato di rivivere la storia dei Beatles dell'epoca. Ero curiosa di tutto, da partire dalle mogli, dal vestito, dalle scarpe, che era un po' anche la maniera in cui si vestiva mia madre. C'era ancora la possibilità che i Beatles tornassero insieme, perché erano tutti vivi, e in effetti noi eravamo le fans della seconda ondata, cioè di quelle che c'era tornata questa voce che i Beatles si riunivano, quindi noi vivevamo una cosa che era ancora vera. I Beatles si sono sciolti da 10 anni, ma per Bianca e Francesca è come se suonassero tutti i giorni, dal vivo, nella loro stanza. Per le sorelle, l'immersione nella loro musica ha un effetto terapeutico. Gli permette di alleviare il dolore insostenibile causato dalla morte della madre e quella sensazione di stordimento e smarrimento che una perdita del genere comporta. E così, con l'intento di distrarre dalla routine romana, il padre decide di fare i bagagli e portare loro, il fratello e due cugine, a fare un viaggio a Londra per le vacanze di Pasqua. Richiesta esplicita, soprattutto di Bianca, volevo pure io andare a Londra, però non avevo la sua determinazione. Io e sister eravamo un'anima sola, viaggiavamo proprio sulla stessa linea d'onda. Quando noi siamo arrivati lì è come se mi fosse scattato il terzo occhio. Per Bianca e Francesca ovviamente è un sogno che si realizza. Una volta messo piede in Inghilterra si sentono ancora più vicine ai Beatles e ai nomi, le storie e i luoghi narrati nelle loro canzoni. Una mattina Bianca e Francesca, insieme alle due cugine, escono non viste dall'hotel e salgono su un taxi. Hanno un piano: passare sulle strisce davanti agli studi di Abbey Road, come nella famosa copertina, per poi andare a controllare un certo indirizzo. Mi ricordavo che Paul McCartney abitava al 7 di Cavendish Avenue. Ho preso mia sorella e le altre due e ho detto: andiamo a casa di Paul. Ok, quindi avevamo con noi le nostre cugine, ce le siamo portate con noi perché non le potevamo lasciare troppo piccole. Abbiamo preso questo taxi e anche il tassista comunque l'abbiamo chiamato Taxman, perché noi sapevamo la canzone di George Harrison. E poi però quello ci guardò male, perché Taxman in realtà significa l'esattore delle tasse, si dice taxi driver. Comunque noi l'inglese lo sapevamo poco, diciamo che tutto l'inglese che sapevamo lo avevamo imparato con le canzoni dei Beatles.
prima di loro sono passati in pellegrinaggio da lì. C'hai questo muro con tutte queste scritte, un tuffo negli anni 60, cioè noi ci ha preso un colpo subito solo quando abbiamo visto il muro. Cioè erano tutte scritte, graffiti delle fans, tipo I love you, viva i Beatles, Beatles forever, era una cosa mastodontica, non era possibile sbagliarsi. Volevamo vedere se c'era qualcuno in casa, chiaramente, no? Perché sogniamo, no? Che se Samantha se sta dentro, fai che gli dici. Bianca e Francesca sono incredule. Sono di fronte a casa McCartney. Ma dov'è Paul in quel momento? Il 1980 per Paul non era iniziato in maniera esaltante. Il 16 gennaio di quell'anno, durante un tour con la sua band, i Wings, è arrestato all'aeroporto di Tokyo per possesso di marijuana. Si fa 9 giorni di carcere giapponese, poi, liberato, prosegue i concerti. Ma in quell'istante, probabilmente è nella sua casa in Scozia, a finire McCartney 2, l'album solista, che sarebbe uscito il maggio seguente. Bianca e Francesca sono davanti al muro e a questo punto vengono prese da un impulso irresistibile. Chiedono alle cugine di fare da palo. Poi Bianca fa la scaletta a Francesca, ma quella, invece di limitarsi a guardare di là, scavalca e si butta dall'altra parte. Ora non si torna più indietro. Anche Bianca la segue, come un'altra Alice che entra nello specchio. Entriamo dentro, Bianca mi segue e lasciamo le due più piccole fuori a farci da palo. A quel punto però la paura è completamente svanita perché ha preso posto l'entusiasmo, proprio il delirio. Finalmente ho raggiunto il mio obiettivo, ero entrata a casa di Paul McCartney. Quando sono entrata là dentro mi sono sentita proprio, finalmente, sono a casa. Mi sembra assurdo, ma è così era. Avevamo con noi anche una Polaroid, chiaramente, perché ci dovevamo fare i selfie dell'epoca, no? Poi fammi una foto. E poi lei si metteva lì che facevo la foto a lei. Abbiamo girato intorno alla casa, ci siamo fatte altre foto e siamo arrivate nel retro. E ogni tanto qualcuno saltava per vedere che c'era dentro le finestre della casa, no? E si vedevano appunto questi divani con tutte le lenzuole, pezzi di plastica sopra. A un certo punto vediamo questa, una luce tra le frasche degli alberi, no? Dico, ma ci sta, ci avviciniamo e si vede una vetrata, una struttura che sembrava a primo occhio, così mi è sembrata tipo una nave spaziale. Nel giardino c'è un gazebo dalla forma curiosa. È una struttura trasparente ottagonale, composta da triangoli di vetro e metallo. Alcune famose foto dei Beatles ancora insieme ritraggono la band seduta a meditare e a comporre musica all'interno di questo curioso gazebo. Ma ora che i Beatles non ci sono più e la casa è in ristrutturazione, Paul lo usa come magazzino per le sue cose più care. Ho visto improvvisamente al lato della stanza uno scatolone pieno di stivaletti. Ha detto i Beatles Boots, io ho detto roba così in inglese, ho detto i Beatles Boots, quindi la mia attenzione è stata distolta da mia sorella, quindi. Poi dopo gli stivaletti io gli ho fatto a lei, no, aspetta, gli ho fatto questo, che cos'è? Prendo questo libro rosso, che non era un libro, un'agenda, ok? E quindi vediamo un po' che cos'è questa agenda, vediamo se è sua. Apriamo la pagina, subito finisce sul 10 aprile. Paul lascia i Beatles. Io ho guardato mia sorella come se avessi visto, capito, la spiegazione dell'universo. Io ho detto no, questo dobbiamo leggerlo con calma. E ho fatto chiudi, via. È un'agenda risalente a 10 anni prima, al 1970, uno degli anni più difficili per i Beatles, l'anno in cui hanno deciso di dirsi addio e di sciogliere la band. Per Paul è l'anno in cui si separa dai suoi tre amici John, George e Ringo. Alla data del 4 gennaio c'è una scritta, è il titolo di una canzone che ha cambiato la storia del rock. Sono tre parole che, come Paul ha raccontato in seguito, gli sono state dette dalla madre morta in un sogno fatto proprio in quel periodo. Nel sogno lei gli dice: non ti preoccupare, Paul, lascia che sia, let it be.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Bianca e Francesca sono ipnotizzate da questa agenda. All'interno vedono appunti, disegni, note autografe di Paul. Capiscono, senza dirselo, che hanno la stessa idea. Allora abbiamo visto una busta roba della pattumiera e abbiamo buttato dentro la roba che avevamo, diciamo, prima selezionato così velocemente con lo sguardo, no? Beh, che prendiamo? Vai, questo, cioè non c'è stata una decisione. Quindi le nostre cugine che stavano fuori a farci da palo hanno visto arrivare prima di noi il sacco della spazzatura pieno di roba, scavalcate il muretto, rivisto le faccette delle cugine terrorizzate, siamo come rientrate un po' nella realtà, abbiamo cominciato ad aver paura pure noi, anche perché ci siamo resi conto che era tardi e che molto probabilmente i nostri erano rientrati e in albergo non ci avevano trovato, infatti era proprio così. Poche ore dopo Bianca e Francesca sono tornate in hotel. Il padre è fuori di sé. Dove sono state tutte queste ore? Quando gli rivelano la provenienza di quegli oggetti, cade il silenzio. Ma davvero hanno fatto quello che dicono? Bisogna buttare immediatamente tutto, gli ordina. Ma ovviamente Bianca e Francesca non la pensano così. Papà ha aperto il sacco, ha visto tutte queste cose, dice vabbè, ma queste sono tutte robe, mica sono cose di valore. Loro volevano tornare, no, andiamo a riportare sta roba indietro, così di nascosto l'abbiamo ficcata dentro la valigia. Fortunatamente a quei tempi si poteva portare, capito, qualsiasi cosa. L'indomani sono di nuovo a Roma, nella casa che purtroppo gli ricorda la madre scomparsa, a vivere una vita troppo cruda e reale, lontana da quella città piena di meraviglie. Ma sono anche contente di chiudersi in camera e mettersi a letto. Distese l'una accanto all'altra, possono finalmente aprire quello scrigno ancora inviolato, il diario di Paul McCartney, che ora è nelle loro mani. Come si crea un attimo di tranquillità, io e mia sorella ci chiudiamo a chiave in camera sua e abbiamo aperto il diario, abbiamo cercato di dire, no? C'erano scritte tantissime cose, alcune che non si capiva proprio la calligrafia, altre che non potevamo interpretare. C'erano dei disegni incomprensibili, come per esempio quella specie di macchina futuristica fatta con la penna a biro, una cosa bellissima, cioè che sembra proprio l'arte moderna, no? A quello secondo me era opera di Paul. Poi c'erano queste scritte molto ambigue. La più eclatante era quella che il dialogo, diciamo, riportato l'8 aprile 1970, Paul dice a John: non sono più uno dei Beatles. E John risponde: good, that's the two of us. Bene, allora siamo in due. Nel 1980 John è a New York, dove vive dagli anni della separazione dei Beatles. Il suo album, Double Fantasy, è appena uscito, ma John è un fiume in piena. Dopo tanti anni di inattività, adesso ha musica addirittura per un altro disco, mentre quello appena uscito sta scalando le classifiche. Insieme a Yoko passa le giornate a registrare canzoni. L'8 dicembre la coppia ha passato il pomeriggio ai Record Plant Studios a finire il mix di un pezzo di Yoko. Session in studio, ormai a sera inoltrata, i due corrono dal loro figlio Sean. Come al solito la coppia trova sotto casa un gruppo di fan che si vogliono far fare un autografo. Ed è proprio quello che vuole il giovane Michael Chapman, che per ringraziare John della firma sul 33 giri appena uscito, gli pianta 4 pallottole in corpo. Mi stavo preparando per andare a scuola, ero in bagno, qualcuno della mia famiglia mi ha bussato e mi ha detto: è morto John Lennon, mi è cascato il mondo addosso, e letteralmente i pianti che mi sono fatta quella mattina insieme a mia sorella, io solo lo so. Il sogno che i Beatles possano tornare insieme finisce per sempre.
Negli anni che seguono, Bianca e Francesca vivono le giornate ispirate e accompagnate dai personaggi che hanno inventato leggendo il diario di Paul. Ma oltre a questo, adesso sentono che la loro strada deve seguire quella dei loro idoli. Le sorelle cominciano a suonare. Mi regalano la chitarra, non lo so perché mi è arrivata sta chitarra e io ci ho avuto subito, sono riuscita a suonarla. E c'avevo una tata che suonava la chitarra, lei mi ha insegnato i miei accordi, no? Le giri armonici di la, di do, e le canzoni dei Beatles mi piacevano perché erano facili e funzionali, per cui io ho imparato subito i primi arpeggi, che te ne so, Ticket to Ride, queste cose qua, quindi ho preso il via da là, quella è stata proprio la base musicale mia, perché anche mia sorella aveva iniziato a cantare, anche lei in inglese, e a quei tempi in Italia in inglese era vietato cantare, cioè bisognava cantare in italiano, no? Bianca insegue un sogno più anglosassone, un rock più misterioso e uggioso. Questa Lilith ero io vestita anni 60, tipo stile le mogli dei Beatles, però in realtà era una figura molto inquietante, cioè insomma, capito che ti voglio dire? In quel periodo le due sorelle si esibiscono nei pub oppure in scantinati umidi fino ad approdare ai pochi locali romani che all'epoca danno ospitalità alla buona musica. Bianca e Francesca sono ormai due giovani donne, ciascuna con le sue esigenze, gusti, amici e soprattutto obiettivi musicali. Francesca vuole diventare una chitarrista virtuosa di rock blues tipicamente americano. Le carriere e le vite delle due sorelle si separano. Una va a Londra, l'altra sta a Roma. I litigi sono frequenti. Tutto questo accade mentre Paul McCartney, arrivato ai 50 anni d'età, sembra riscoprire il suo passato e l'importanza che i Beatles hanno avuto nella sua storia. Con Ringo e George dà vita al progetto The Beatles Anthology, che comprende una serie documentale sulla band di Liverpool, 3 dischi di demo e un libro. Ma non è tutto. I tre si rivolgono a Yoko Ono per farsi dare una canzone inedita di John. Vogliono collaborare, seppur virtualmente, con il loro amico di sempre. E così nasce Free as a Bird, dove i quattro sono riuniti di nuovo. Grazie alla magia dello studio di registrazione, Paul e John cantano di nuovo insieme. Quando è il turno di Paul a cantare, questo è quello che dice. Cos'è successo alla vita che conoscevamo? Possiamo davvero vivere l'uno senza l'altro? Quando abbiamo perso il contatto che era così importante per noi e che mi ha sempre fatto sentire libero come un uccello? Passato che lo aiuta anche a dimenticare un presente angoscioso. Sua moglie Linda è malata di cancro e dopo 30 anni di matrimonio, alimentato da un amore leggendario, si spegnerà il 17 aprile 1998. Nel 2001 Paul organizza un concerto per New York, sconvolta dall'attentato alle Torri Gemelle. È un evento planetario al quale partecipano i più grandi artisti del presente e del passato. A novembre, sempre per una malattia incurabile, scompare anche George Harrison. Nel 2003, Paul viene invitato dal sindaco Veltroni a suonare al Colosseo. È un evento senza precedenti, soprattutto per Bianca e Francesca, che non si frequentano da mesi, pur abitando nella stessa città. Ma la sera del concerto, le sorelle sono di nuovo insieme, riunite dalla musica dei Beatles. What a beautiful evening! Thank you, Rome. This is Bella Notte. Bella Notte.
Okay, there's a bit at the end of this next song that you might want to join in with. I've got a feeling you will. I've got a feeling the whole street might join in with this. So, if you want to sing, cantate con noi. Oltre che dall'emozione del momento, le due sorelle sono mosse anche da un desiderio comune: restituire il diario a Paul. Prima che finisse il concerto siamo andati di corsa all'Hotel Hustler, dove sapevamo che Paul stava, e abbiamo visto l'autobus luxury bus di Paul arrivare e lo vediamo scendere, no? E io quando l'ho visto scendere sono andata come verso di lui con questo blocchetto di fotografie. Lui si è girato verso di me, mi ha guardato, e Bianca questa cosa se la ricorda, poi è venuta la guardia del corpo, ta! E quindi la cosa è finita lì. Allora io quella sera già avevo avuto questo contatto visivo, no? Con McCarthy, ho fatto Dio. Mo bisogna andare avanti, ci ha visto. La mattina dopo vanno all'Hotel Hustler. Con loro hanno delle foto del diario, perché potrebbero anche prenderle per mitomani. L'originale invece è ben custodito nella borsa. Vogliono essere loro stesse a consegnarlo a Paul. Sono entrata dritta per dritta, nessuno mi ha detto niente, sono andata dritta alla guardia del corpo. Cioè, ci stava una guardia di colore, un gigante, sembrava King Kong, no? Dov'hai? Gli dico, no, scusa, io dovrei, guarda, io ho tirato fuori il blocchetto di fotografie, gli ho fatto, io ho queste cose da far vedere a Paul, proprio così gli ho detto. Lui l'ha guardata, ha fatto, aspetta un attimo. Ed è lì che sono entrata in confusione totale, perché lei, presa appunto da questo sentimento puro nei confronti dei Beatles, proprio sicuramente molto più puro del mio, cioè lei era proprio trasportata dalla Beatlemania, cioè andiamo da Paul, dobbiamo fare questa cosa con Paul, dobbiamo restituire il diario a Paul, come se era un parente, capito? Sto Paul non era nostro parente, nostro fratello Paul, perché la Beatlemania faceva questo, appunto, accomunava tutti, siamo tutti parenti, capito? Andiamo da Paul, è nostro parente, zio Paul, capito? Dopodiché viene fuori il capo della sicurezza. Ah, ok, quindi tu hai questo oggetto, vuoi restituire a Paul, ma in cambio che cosa vuoi? Lei ha risposto un caffè, io ho detto sì, ciao, io ho detto vabbè, no, abbiamo bisogno di un avvocato qua. Ma di avvocati non se ne vede nemmeno l'ombra, e quando gli viene chiesto di consegnare il diario originale, le ragazze decidono di correre il rischio. Paul potrebbe riprendersi il diario e non volerla incontrare. Ma come in tutta questa storia magica, avviene una cosa inaspettata. Dopo poco le ragazze vengono portate dentro, nella suite di Paul. Io mi ero vestita di corsa quella mattina, non è che mi ero vestita come se dovessi incontrare Paul McCartney, mi stavo un cesso, capito come? Quando ho capito che il momento stava per arrivare, perché piano piano entravano altre persone, è entrato un altro della sicurezza, poi è entrato una sicurezza dell'albergo, dopo un altro po' sono entrate altre due persone più o meno, questo mi ricordo, e poi è entrato lui, è arrivato, e allora mi sono girata e ho visto che lui ci guardava ridendo con il dito puntato e pronunciando questa famosa parola Naughty Girls, che significa bischere. Era divertito, ecco, questa è stata la... quindi è entrato, si è messo davanti a lui, ci ha squadrato a me e a lei, per almeno così ci guardava la testa e i piedi, la testa e i piedi, cioè, è proprio squadrato. Per cui poi dopo, a quel punto, lui ha messo una mano sul cuore e ha detto grazie ragazzi, mi avete fatto veramente un favore a restituirmi questa cosa che per me ha un valore emotivo. In quel momento sta accadendo qualcosa di incredibile. I due destini intrecciati da musica, vita e morte si incontrano. Paul, che le ha appena chiamate Naughty Girls, ragazzacce, è divertito. Guarda il diario. Dopo tutto questo tempo ha rimesso mano a un pezzo importantissimo del suo passato, che lo riporta anche a un momento particolare del suo matrimonio con Linda. Le ragazze gli chiedono di fare una foto insieme. Paul declina garbatamente l'invito. Allora gli danno i CD realizzati da soliste, perché purtroppo non hanno nulla di inciso insieme. Ed è proprio questa realizzazione improvvisa che le fa decidere di mettere insieme una band di famiglia. Si chiameranno le Abbey Road Naughty Girls. E il loro primo singolo, Sir Paul, viene mixato proprio negli studi di Abbey Road, dove i Beatles hanno registrato tutti i loro dischi.
Mia sorella mi telefona a Londra e mi dice di andare alla libreria dove Paul stava firmando degli autografi. Faccio la mia fila, aspetto il mio turno e quando arrivo là praticamente mi ritrovo davanti Paul. E l'emozione stava a mille. Gli vado incontro, ci guardiamo, lui mi guarda, io gli dico: Do you remember me? Naughty Girls. E lui mi risponde: sì che mi ricordo di te. How is it going with your singing? Come va col canto? Bianca e Francesca continuano a fare concerti in giro per il mondo. L'ultima volta che l'ho viste, mi hanno confessato di essere pronte a restituire a Paul anche gli stivaletti spagliati che hanno preso quel giorno. Chissà che lui non si faccia vivo. Una cosa è certa, stavolta ci vado anch'io.